Una delle gare più interessanti della giornata nel girone C di promozione si disputa al Comunale di Ortona, visto che i ragazzi di Mister Colussi ospitano la capolista Rapino. Ad inizio stagione nessuno avrebbe pronosticato la situazione di classifica attuale con la matricola terribile del raggruppamento che guarda tutte le altre dall'alto in basso e arriva ad Ortona con l'etichetta di prima della classe. Obiettivo che rimane alla portata anche per la squadra di casa che non ha mai nascosto le proprie ambizioni d'alta quota e che può rientrare pienamente in corsa ma a patto di bloccare la marcia della battistrada nero-verde. La missione della truppa ortonese parte subito col piede giusto e dopo appena 4 giri di lancette il risultato sorride ai padroni di casa. Sul corner di Rosati, Selva Allegra scodella in area dove Colaiezzi smista la sfera di prima intenzione per Gian Donato che fa partire un tiro che lascia di stucco Pompilio e compagni. Rete di pregevole fattura e Ortona che passa a condurre. La squadra ospite accusa il colpo e continua a lasciare il proscenio ai gialloverdi che all'ottavo si rendono ancora insidiosi con la penetrazione dalla destra di Colaiezzi che non riesce ad avere una visuale completa della porta e può solo calciare sull'esterno della rete. Passano 2 minuti e l'Ortona va nuovamente a segno, ma stavolta la realizzazione di Rosati che scatta sulla verticalizzazione di Gian Donato e scavalca Pompilio in uscita avviene in posizione irregolare e pertanto viene invalidata dal signor Costantini di Pescara. Il monologo giallo-verde si perpetua anche nelle fasi successive, dapprima con l'invitante appoggio al centro di Colaiezzi, ma Rosati e Di Pasquale si ostacolano a vicenda e l'occasione sfuma e poco dopo con lo stesso Colaiezzi che prova personalmente con una rasoiata dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta. Il rapino si fa vedere al 25esimo con la penetrazione in area di Primavera che dal fondo riesce a smistare per la corrente Florio, conclusione dal limite di quest'ultimo e sfera che si spegne di poco al lato. Sarà l'unico sussulto significativo della truppa nero-verde nel corso del primo atto. L'Ortona al contrario torna a dirigere le operazioni e crea patemi a Pompilio in almeno altre 2 occasioni. Poco prima della mezz'ora Farindolini prova a fare tutto da solo e dalla tre quarti comincia a seminare scompiglio arrivando alla conclusione dalla destra che spedisce la sfera tra i guantoni dell'attento Pompilio. Quest'ultimo rischia grosso su una pregevole offensiva corale dei padroni di casa che viene finalizzata da Rosati, conclusione dal vertice d'area piccola di quest'ultimo e sfera che fa la barba al palo più lontano. Alla ripresa dei giochi i ragazzi di Mister Dorazio si approcciano alla gara con spirito decisamente propositivo e il risultato da riagguantare non può che vederli maggiormente impegnati in zona d'attacco. Al 12esimo sul lungo rilancio di Pompilio la retroguardia ortonese allenta la morsa e una serie di rimpalli va a favorire D'Alessandro che prova dalla distanza e crea qualche patema imprevisto al seminoperoso Bozzi che addomestica in 2 tempi. Passano pochi secondi e arriva l'invitante pennellata dalla destra di Baldassarre. Di Pasquale si eleva e riesce a smorzare la sfera quel tanto che basta per impedire all'appostato Salvati di intervenire da 2 passi per la stoccata risolutiva. L'Ortona si scuote e al 13esimo torna dalle parti di Pompilio che blocca senza problemi la conclusione dal limite di Selva Allegra. I rapinesi replicano al 18esimo con un nuovo invitante spiovente dal fondo dell'avanzato Baldassarre. D'Alessandro prova a staccare a ridosso del secondo palo ma non riesce ad indirizzare nello specchio della porta. Scampato il pericolo i ragazzi di Mister Colussi tornano in avanti e 1 minuto dopo Colaiezzi offre un pallone invitante per lo sgusciante Rosati. Quest'ultimo arriva tu per tu con Pompilio ma l'estremo ospite riesce ad ipnotizzare l'attaccante di casa e mantiene a galla i suoi. Proteste giallo-verdi al 23esimo per un contatto dubbio al limite d'area tra Pica e Selva Allegra. Il direttore di gara non ravvisa irregolarità e fa proseguire il gioco. Il rapino esce progressivamente dal proscenio e lascia campo libero alla squadra di casa che a più riprese sfiora il raddoppio della tranquillità. Al 28esimo il gran siluro dal limite di Di Pietro trova la reattiva opposizione di Pompilio che non riesce a trattenere la sfera sulla quale si avventa l'appostato Selva Allegra che calcia di prima intenzione ma non trova la porta da distanza propizia. Poco oltre la mezz'ora il neo entrato di Rocco scatta sulla sinistra e dall'interno dell'area ospite fa partire un velenoso tiro cross che si spegne di poco oltre il secondo palo. Al 36esimo nuova opportunità per il 19 ortonese ben servito da Farindolini, ma il tocco ravvicinato di Di Rocco viene smorzato in corner dalla provvidenziale e più o meno fortuita deviazione di Bechirai. Ortona costantemente all'offensiva, come detto, e al 43esimo arriva un nuovo pericolo per Pompilio tenuto in apprensione dalla sciabolata dal limite di Di Rocco che sorvola la trasversale della porta nero-verde. Pochi istanti dopo
Di Rocco fa l'uomo assist per Farindolini, appostato al limite d'area. Sinistro di quest'ultima abbastanza prevedibile e presa senza patemi di Pompilio. L'estremo neroverde rischia a ridosso del novantesimo quando Rosati si presenta tu per tu provando a sfruttare l'invito di Selvallegra, ma il numero uno del Rapino si immola alla causa limitando i danni, anche se alla fine è comunque l'Ortona a festeggiare per la conquista di tre punti fondamentali per le proprie ambizioni d'alta quota. Primo stop stagionale per il Rapino, che si conferma in ogni caso come una delle migliori realtà del raggruppamento. Con il vicepresidente Luciani dell'Ortona Calcio facciamo un commento su una partita che è stata, diciamo, ottimamente disputata. Certo, c'è un po' l'amaro in bocca perché il distacco poteva essere maggiore dal punto di vista del risultato, anziché 1-0 poteva chiudersi già benissimo 2-0 nel primo tempo. Comunque siete tra le prime 5 adesso, quindi questi tre punti sono stati dirimenti. Buonasera, assolutamente sì, abbiamo giocato una partita quasi all'80% del possesso palla nostra, non abbiamo concretizzato purtroppo, abbiamo fatto 50 palle gol ma non siamo riusciti a concretizzare, abbiamo fatto solo un gol all'inizio, meno male che ci ha dato un po' di fiducia, perché se non fai gol, non le chiudi, rischi di pareggiarla come domenica scorsa al 90esimo a Castelfrentano. Ci prendiamo questi tre punti e facciamo tesoro di questa partita e cerchiamo di capire i nostri errori per la prossima. Con il mister Colussi dell'Ortona, oggi estremamente soddisfatto e sorridente perché ha preparato un'ottima partita, è stata anche ben giocata, tre punti importantissimi che già vi hanno messo in testa la serie. Sì, diciamo che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sono contento soprattutto per questi ragazzi, perché per come lavorano, per come si impegnano, per come danno l'anima sia in partita che durante gli allenamenti, ci volevano questi tre punti ottenuti anche con un po' di sofferenza, perché quando crei tantissimo dopo non riesci a buttarla dentro, subentra anche quel po' di timore che alla fine puoi beccare il gol, però abbiamo avuto lo stesso atteggiamento per 90 minuti, questo mi ha fatto veramente piacere. I suoi ragazzi oggi hanno giocato con un'energia, diciamo, diversa rispetto anche alla scorsa partita che abbiamo registrato e anche magari diversa rispetto a quella di Castelfrentano. Oggi il giocare in casa ha portato senz'altro bene? Secondo me siamo stati bravi a tenere un atteggiamento propositivo per più tempo, cioè cosa che magari nelle altre partite ci è mancato. Facevamo bene, poi meno bene, poi tornavamo a essere aggressivi, creavamo, poi tornavamo a essere un po' timorosi, invece oggi siamo stati costanti nell'arco dei 90 minuti. Ripeto, il merito è dei ragazzi, di chi gioca, di chi entra, come ha fatto oggi, da una grossissima mano. C'ho veramente 24 ragazzi d'oro, per cui i complimenti vanno a loro. Con il mister Dorazio del Rapino, sua squadra che è ancora prima in classifica, però oggi, diciamo, qualcosa è andato storto, avete sostanzialmente un po' subito la partita, anche se negli ultimi minuti stavate lì lì per fare gol. Beh, sì, diciamo che più che subito la partita, diciamo che abbiamo regalato un tempo, o meglio, mettiamola che l'Ortone è stata più brava di noi ad approcciare la partita e a fare una buona partita. Noi purtroppo siamo stati un po' a guardare, loro sono stati bravi. Sì, poi il secondo tempo abbiamo cercato un attimino di riportare la partita in parità, ma purtroppo diciamo che abbiamo fatto pochino forse per meritarci questo pareggio. Solitamente io non chiedo mai le decisioni arbitrali, perché nella squadra, insomma, tutte le società sono ricche di fair play, però mentre veniamo qui nella sala stampa sentivo qualcuno della sua dirigenza che lamentava di un'offesa dell'arbitro rispetto al vostro giocatore numero 5, dicendo che la vostra è una squadra che non merita di giocare. Io magari non ho la possibilità di confermare, però lei può rispondere oppure dirci se realmente queste parole sono state sentite o sono solo voci, ecco, letteralmente di corridoio. Guarda, lasciamo perdere, perché poi si va a alimentare certe discussioni che non hanno senso. Quello che invece penso, ecco, che i ragazzi devono pensare a giocare e chi arbitra di cercare di fare il meglio un po' per tutti. Poi in campo si dicono tante cose, sicuramente sentire qualcosa da un arbitro non è bello, capita tutti i giorni, però insomma, ti ripeto, per me è importante che i ragazzi devono giocare bene, devono adattarsi in certe partite e poi l'arbitro cercare di fare l'arbitro, insomma, che non è una cosa molto semplice.